Si vede? Sì, perfetto. Bene ragazzi, qui Diddo, oggi è sabato e quindi arriva un nuovo vlog. Allora, incominciamo subito ragazzi, questo vlog è gravido di notizie, di cose epiche. Qui... che grande intro. Quindi cominciamo. Allora, intanto partiamo subito col dire che da ieri le cose sono due, le cose importanti che devo dire in particolare sono: la prima è che da ieri si è finalmente avviato il cambiamento del canale e quindi da ora potranno ricominciare ogni giorno la serie fissa, diciamo, che è quella di un gioco, diciamo, lungo, più gli indie. Infatti ieri ho caricato State of Decay più un indie. Questo cambiamento, sto andando a guardare, è stato molto apprezzato. Anche i commenti sullo stile del canale sono stati positivi. L'indie era Opus Pocus, che mi sbaglio sempre a dire, di Opus Pocus. E quindi è stato molto apprezzato. Anzi, il video dell'indie è arrivato a 1142 pollici in su, che è un risultato strabello, strassurdo. Quindi grazie mille ragazzi di cuore per l'accoglienza di questo cambiamento. E ora sto vedendo che la telecamera è scarica, porca merda, quindi devo fare questo vlog corto. Non è colpa mia ragazzi, oggi c'ho anche tempo, pensate, ma è scarica, vi giuro. Sono appena le 2:23, devo essere fuori poi alle 3:10, quindi che cazzo, vabbè. Comunque, la prima cosa è questa, quindi il cambiamento è incominciato. La seconda cosa è che da oggi finalmente cominciano i sondaggi. Quindi da oggi si ricomincia davvero con la storia del sondaggio. E finalmente oggi, da oggi parte quindi il primo turno del sondaggio per vedere quale sarà il gioco, la, diciamo, serie fissa che farò sul canale dopo State of Decay, al massimo in concomitanza verso la fine di State of Decay, che pare infinito. E non lo sapevo fosse così lungo. E... il sondaggio quindi incomincia oggi e il link per andare al primo sondaggio, quindi al primo turno, è qua sotto in descrizione. Ogni turno durerà 2 giorni, quindi oggi è sabato, quindi lunedì per le 2, le 3, le 4, non lo so, metterò su Facebook il link per il secondo turno, poi mercoledì l'altro. Oggi è sabato, sì, domenica, lunedì, mercoledì l'altro, venerdì l'altro, e domenica l'altro. Sto facendo una fatica incredibile a contare un giorno sì, un giorno no, cioè ho davvero dei problemi mentali stragravi. tutto qui, quindi il primo turno è qua in descrizione e il secondo turno poi ve lo linko su Facebook, ok ragazzi? Quindi... tranquilli che le votazioni continuano anche, non le faccio una vlog perché sarebbe impossibile, ci metterei 5 mesi a farli, quindi cioè, ci metterei 5 settimane, un mese passa, quindi sarebbe stupido. Quindi un giorno sì, un giorno no, incomincerà un nuovo turno, appunto vi lascerò il link sulla fanpage, appunto lunedì, non so perché ora, per le 3, le 4, comunque massimo la mia solita ora in cui riesco ad accedere un po' al PC prima di dover andare a fare i compiti. E poi ho finito qui, le cose molto molto importanti erano queste. Poi, parlando d'altro, allora intanto è comparsa una nuova fanpage che è strattiva ed è Diddo e Catafratto, ed è davvero strabella. Mi posta anche queste delle immagini, queste insieme a Diddo is my way, postano delle immagini strabelle, straepiche, che muoio sempre da ridere. Quindi grazie di cuore agli admin. Uno dovrebbe essere Gabri, cioè sono sicuro che Gabri, l'altro dovrebbe essere, se ho capito bene, Paul Sachs, non imparerò mai a dire bene. E poi per quanto riguarda i video, e parlando anche poi del canale in sé, allora, dall'altro vlog era stato caricato State of Decay, 4 puntate, una di Bugs and Taz e un indie. Ora appunto, come potete vedere, questo andazzo cambia, siamo a 1120 video, una cosa inquietante. Ora questo andazzo cambia e appunto saranno un gioco, un indie, il gioco, un indie, o anche due indie, o cose così. Comunque mi impegnerò, vi prometto che mi impegnerò in tutti i modi per farvi arrivare 2 video al giorno. Perché appunto so che è pesante avere un giorno State of Decay, il giorno dopo State of Decay, il giorno dopo State of Decay, il giorno dopo un'altra cosa, il giorno dopo State of Decay. Per quanto sia bello State of Decay, è stressante ed è brutto, lo capisco anche io, ma non avevo potuto fare altrimenti fino ad ora. Adesso che
mi sono un po' ripreso, ho ripreso un po' a con gli indie, così so bene come strutturare il canale, come fare queste cose qua. Quindi da adesso questo andazzo cambierà, tranquilli ragazzi. Poi, per quanto riguarda il sondaggio, avevo fatto una prova tempo fa con un sondaggio stupido e avevo fatto votare fra Dido Sexy, che ha vinto con il 74% di share e 760 voti. Poi c'era Sibaritico, che è al secondo posto con 117 voti e l'11% di share, e Ragù al terzo posto con 75 voti e 7% di share. E poi in seguito abbiamo al quarto posto, Pesce al quinto e 89 al sesto. Risposte completamente random. E ora ho pensato anche una cosa, dato che mi erano venuti degli altri giochi belli in mente, che comunque ho, ma di cui mi ero scordato, ve li linko comunque. Cioè, scusate, ve li metto comunque tra le opzioni. Vi avevo detto erano 5 turni, ogni turno conteneva 5 giochi. Magari qualche turno ne contiene 6, che non è che cambia chissà che, però giusto per avvisarvi. Direi basta, direi che abbiamo detto tutto. E direi che si può stoppare qua. È durato solo 6 minuti, quindi no, non sarà pesante da vedere. Ho detto le cose importanti. Siamo a 76.242 iscritti. Quindi, ragazzi, grazie di cuore. Il canale sta continuando a crescere inesorabilmente. Quindi, grazie di cuore. E niente, ci vediamo così nel prossimo video. Solamente anche perché la telecamera, davvero, vi giuro, si sta scaricando. Ah, giusto, vi dico anche una cosa. Quando guarda Clash e quiz duello. Allora, per chi non ne conosce, vabbè, Clash of Clans lo conoscono ormai tutti. Mi state continuando a inviare richieste per entrare in clan. Non vi accetto, non per cattiveria, ma perché il clan è solo fra compagni di classe. Beh, c'è Bubi che non c'entra un cazzo. E poi, no, anzi, no, se n'è andato perché lui vuole fare il pro. Lui non può stare con me, che sono scarso. Quindi, fra compagni di classe e la mia ragazza e basta. Non quindi per cattiveria, ma perché facciamo una cosa così nostra. Mentre per quanto riguarda quiz duello, mi stanno arrivando un casino di richieste. Di base le accetto, ma di solito anche lì, dato che ne ho sempre 5 o 6 già sfide aperte con compagni di classe o così, mi viene un casino poi aprirne altre 20.000, che con voi. Qualcuna l'ho fatta, con qualche iscritto ho giocato. E con altri ho dovuto purtroppo fare di no. Voi comunque, se volete, continuate a sfidarmi, se ne volete. Io a volte vi accetterò, a volte no. Il mio nickname è Diddo Joe. E boh, basta. Ok? Quindi, direi che qua ci possiamo fermare. Ho detto tutto. Sulla fanpage siamo arrivati a 17.970 pollici in su, quindi ormai siamo a 18.000. E va bene, ragazzi, ci possiamo così vedere. E nel prossimo ci possiamo vedere. Ci possiamo così dare appuntamento al prossimo video, vlog, gameplay, let's play, indie, qualunque cosa sarà. Il link per il primo turno del sondaggio è qua sotto. Scegliete il gioco che volete che io che scegliete il gioco che volete che passi il turno e che arrivi in finale con gli altri giochi, con gli altri quattro giochi che vinceranno gli altri quattro turni. Ci vediamo nella prossima qualunque cosa sarà. Lasciate un bel mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage, cosa tu? Bella ragazzi, ciao!